questo è quello che hanno sentito gli spettatori del concerto di Tolle & McDonald's domenica a Forlì, e questo è anche quello che hanno visto. Un esperimento originale quello che è andato in scena all'area sismica di Ravaldino in Monte, dove si è tenuto un particolarissimo concerto al buio organizzato assieme all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ed erano proprio loro i non vedenti ad accompagnare le persone uno per uno all'interno della sala e a farle accomodare al proprio posto in uno strano ribaltamento dei ruoli. Poi gli stessi ragazzi dell'UICI portano il musicista sul palco e si comincia. La sala è totalmente al buio, i cellulari addirittura spenti perché non basta essere in silenzioso in modalità aereo perché si può illuminare lo schermo e quindi si perde un po' l'atmosfera. Nei primi minuti lo spaesamento è totale perché è abituato a usare gli occhi, poi però arrivano le note del pianoforte a riempire il buio e a illuminare l'oscurità come scintille, sia per gli spettatori che per il musicista. Cosa che ci piaceva fare era comunque anche mettere il musicista nelle stesse condizioni del pubblico, quindi anche il musicista viene accompagnato al buio e sostanzialmente anche per lui è un'esperienza nuova. E quindi diciamo è un po' una prova del fuoco per, anche per lui.